Ciao ragazzi, ben ritrovati su Not So Fanta. Oggi vi porto il recap stagionale di quello che è stato il mio Classica 8 storico con un gruppo di amici. Fantacalcio che ho vinto alla 31esima giornata, quindi con 4 giornate di anticipo. Andremo a vedere un po' quali sono state le chiavi per ottenere questo importante traguardo, come è andata la stagione, quelle che sono le indicazioni che possiamo prendere come spunto anche per la prossima stagione e per i punti cruciali da tenere sott'occhio. Era un fantacalcio classic a 8 squadre con asta che si è svolta in modalità random il 1° settembre, quindi era nel momento in cui era appena arrivato Lukaku alla Roma. Abbiamo iniziato la stagione poi alla 4ª giornata di Serie A come nostra prima giornata, quindi questo per inquadrare un po' il periodo dell'asta. Perciò vi linko comunque il video legato alla composizione della rosa, anche lì potete andare a vedere qualcosa, ma un riepilogo lo faremo comunque anche in questo video. Per intenderci, si era già visto qualcosina, ad esempio un Pulisic che è stato pagato abbastanza perché era già abbastanza chiaro che sarebbe stato lui il titolare, era appunto arrivato Lukaku, quindi le persone sapevano di poter contare su quel tipo di attaccante top sostanzialmente, e perciò andiamo a vedere pezzo per pezzo come è andata questa stagione. Questo fantacalcio è stato fatto con modificatore classico, quello standard da 1, 3, 6 punti, clean sheet per i portieri e nessun altro tipo di bonus particolare. Quindi questa era la regolamentazione per quanto riguarda i punteggi. Ci trasferiamo sulle schermate. Intanto ragazzi, like al video e fatemi sapere come stanno andando i vostri fantacalci. Eccoci qui con il riepilogo della classifica della stagione. La mia squadra, Los Huevos Cuadrados, quindi un nome che ho in questo fantacalcio che sta un po' a identificare una squadra con degli attributi importanti e soprattutto per il fatto che tendenzialmente provavo a prendere One Cuadrado da avere e così da poter giustificare il nome della squadra. Anche quest'anno ce l'avevo, poi l'ho svincolato perché era infortunato. Ora, come vedete, il divario è stato importante. Adesso attualmente ho 62 punti con ancora 2 giornate da disputare, anzi 3 giornate ancora da disputare. Sono primo anche come punti totali. Dal punto di vista dei gol subiti, più o meno 45 sono un po' nella media, quindi non ho avuto una stagione fin troppo favorevole con gli incroci del calendario. È stata una stagione comunque dove un po' ho ammazzato il campionato, sono partito davanti e sono arrivato davanti fino alla fine. In parallelo ho anche vinto la coppa 3-1 contro la squadra che è seconda in classifica, anche vittoria netta, un 81 a 68 e mezzo, quindi non c'è stata tanta possibilità, quindi ho avuto comunque la fortuna di trovare una giornata in finale dove hanno segnato diversi giocatori e quindi ho portato a casa anche questo trofeo parallelamente al campionato. Ora mi sono spostato su Fantalab per avere un po' un riepilogo complessivo della rosa. Adesso partiamo dai portieri. Ovviamente qui c'è entrato poi anche il discorso della riparazione, dove sono arrivati altri innesti come Caprile, come Calafiori, Gendry, eccetera, eccetera. Però idealmente questa qui è la rosa con Di Gregorio in porta, una difesa in cui già avevo Buongiorno, avevo Gatti, avevo Kolasinac, Ndicka, il centrocampo con Gudmundsson, Ferguson, Lovric in fase iniziale. Poi per quanto riguarda la fase di gennaio ho inserito Miranchuk, ho inserito Pereira e via dicendo, e l'attacco che sostanzialmente era composto dal tridente Berardi, Quara e Dybala, con Dia e Krstovic a alternarsi poi come alternative.
Ovviamente Berardi poi si è fatto male e quindi da un certo punto non ho più potuto contare su di lui, ma per fortuna agendo nel centrocampo, andando a potenziare quello appunto con Miranchuk, con Pereira, con Suslov, sono riuscito a sopperire a questa mancanza, talvolta con Krstovic che qualcosina ha fatto, ma soprattutto giocando spesso con il 4-4-2. Quindi mi sposto sulla fase dell'asta per andare a capire come ho costruito questa rosa e quali sono state poi i miei meriti e le mie fortune in fase d'asta. Questa è la sequenza di nomi estratti, quindi ad esempio il primo in assoluto è stato Gatti. Adesso provo anche a zoomare un pochino di più, ok, così si dovrebbe vedere meglio. Il primo estratto è stato Gatti, ad esempio Lautaro è andato comunque tra i primi nomi a 177, noi abbiamo usato base 500, abbiamo ad esempio un Immobile comunque come secondo top che è uscito, andando a scorrere per fare proprio una panoramica generale, qui Lindstrom l'ho preso io a 26, addirittura ci puntavo tanto ma non è andata bene. Berardi, questo è il primo vero acquisto importante che ho fatto, a 82, sotto costo rispetto alla media, e che comunque un giocatore che mi ha dato un apporto notevole finché è stato a disposizione. Qui abbiamo poi il Giroud, dove è stata la chiave di quest'asta? È stata sicuramente, per quanto ho potuto analizzare, un po' la disattenzione da parte degli avversari e il fatto che sono stato bravo a cogliere un'opportunità, cioè quella di comprare Dybala in fondo all'asta, adesso andiamo a vedere, in un momento in cui avevo iniziato quest'asta un po' per evitare che la persona facesse Scamacca, Dybala e Retegui come trio, che mi sembrava un trio molto importante. Vedete qui era appena andato Scamacca a 138 e lì ero riuscito a star dietro facendo salire il prezzo di Scamacca, ed è stata una cosa chiave perché poi andando all'asta su Dybala con questa con quest'altra squadra eravamo gli unici due con un buon numero di crediti per poter investire. Arrivato a questo punto ho fatto due calcoli e sono riuscito a capire qual era la cifra entro cui poter arrivare e sono riuscito ad aggiudicarmi Dybala a 139, quindi di più del suo prezzo, ma era un acquisto vitale per da un lato impedire di farlo prendere all'avversario e dall'altro lato per poter fare un trio d'attacco clamoroso, perché io avevo già Berardi e in mezzo avevo preso Quara. Quindi con Berardi, Quara, Dybala sostanzialmente ho dato una spinta importantissima al mio campionato. Andiamo a vedere tra gli altri nomi grossi: Osimhen e Leao sono usciti verso la fine, Osimhen a 204 è andato a un mister che tifa Napoli e si sapeva che avrebbe preso Osimhen o Quara. Quara era già andato, l'aveva lasciato a me e quindi era chiaro che stesse aspettando questo nome, e Leao è andato a 168 su 500. Scorrendo un po' più indietro volevo andare a ripescare il momento in cui a poco dopo Vlahovic a 159 ho preso Kvaratskhelia a 120, che è esattamente il suo prezzo medio. Non volevo puntare troppo su questo giocatore perché con il cambio di ruolo all'attaccante sapevo che i suoi bonus sarebbero stati certo importanti, ma non avrebbe potuto avere l'impatto che aveva avuto nella stagione precedente. Quindi era stato un po' un acquisto in cui non volevo farlo andare via poco, me lo sono in qualche modo ritrovato in mano, speravo che venisse rilanciato ancora di più perché i miei obiettivi erano altri, però tutto sommato ha fatto la sua stagione e il suo l'ha portato. Quindi con questo trio ovviamente ho dato una spinta importantissima. Come altri nomi sono riuscito a prendere Ferguson a 19 e l'altro acquisto
clamoroso che adesso vado a ripescare è stato quello di Gudmundsson a 1. Anche qui è stato, eccolo qui, vedete, siamo più o meno nella fase conclusiva dell'asta, perché poi non mancava tantissimo. La gente, come vedete qui, gli acquisti sono uno ogni tanto, perché uscivano tutta una serie di nomi e la gente stava aspettando quel nome in particolare, e quindi ne ho approfittato per offrire per Gudmundsson. Nessuno ha rialzato, e portandolo via a un credito, quello che ha dato come contributo è stato ovviamente vitale. Per esempio qui ci sono stati altri colpi sotto costo, come Çalhanoğlu 33, più o meno era la sua fascia, ma poi ha reso molto di più, o Thuram a 38 anziché 86, perché qui le squadre già iniziavano a non avere più crediti per rialzare. Col senno di poi, ad esempio, qui avrei potuto pompare di più il prezzo di Thuram, ma ovviamente non si poteva sapere. Quindi l'insegnamento che io ho avuto da quest'asta, che è asta random, quindi comunque ha delle dinamiche particolari in base a quando esce il giocatore, cambia molto la valutazione, perché bisogna vedere quanti crediti hanno ancora le squadre, quanto c'è intenzione, quali sono gli slot occupati. Comunque la lezione che ho imparato è quella che bisogna sempre avere un occhio alle altre squadre, cosa stanno facendo, che squadra stanno componendo, per evitare di andare a creare situazioni troppo sbilanciate. Qui ci fosse stato un altro fantallenatore attento a quello che stavo facendo io, avrebbe visto che avevo dei crediti da parte e che stavo andando a comporre un attacco devastante. Qui nel riepilogo si vede, ad esempio, la distribuzione del budget. In questo caso sono stato sbilanciatissimo verso l'attacco. Il 78% dei miei crediti sono andati sull'attacco. Una cosa simile non mi era mai capitato, ma la dinamica del random mi ha portato a una situazione del genere e alla fine ha pagato. Anche perché comunque in difesa i nomi che sono andato a prendere, vuoi per il momento dell'asta, vuoi per un po' di disattenzione nei rialzi degli altri, ho comunque preso un Buongiorno a 1, Kolasin H8, Beukema a 3, Gatti a 4, insomma nomi che il loro l'hanno fatto anche più del previsto. A centrocampo questi erano i nomi che avevo a inizio anno, appunto Gudmundsson, Ferguson, Chukwueze, che poi ho svincolato a gennaio. E quindi una rosa di questo tipo mi ha dato un vantaggio netto rispetto agli altri. Questa è stata una composizione di una rosa sicuramente molto rischiosa, perché alla fine appunto ho puntato tantissimo sull'attacco per avere questo trio di giocatori, Berardi, Dybala e Quara, ma appunto è stata una scelta indotta dalla dinamica di asta che alla fine si è resa comunque determinante. Giusto per vedere qualche altra squadra, questa abbiamo, per fare un paragone tra la classifica e le rose, alla fine andiamo a prendere la seconda in classifica, passiamo alla visuale del campionato, seconda squadra classificata, Gatto comunque più o meno ha consolidato, potrebbe anche essere sorpassata, ma dovrebbe riuscire ad aggiudicarsi il secondo posto. Vediamo che ha la porta Juve, una difesa con Bastoni, Danilo, Karsdorp, Baschirotto, Birindelli, non una difesa clamorosa, Barella a centrocampo con Kopp e Orsolini, il trio vero di giocatori schierabili, il resto niente di clamoroso, e un attacco che in questo caso è stato molto sbilanciato sul lato della Juventus, con Chiesa, Vlahovic e con Yıldız che è arrivato a gennaio. Quindi questa mossa di Yıldız a gennaio forse non ha dato l'apporto corretto. Poi c'erano comunque Lookman e Sulé, ma lo schieramento di questi giocatori con la coppia della Juve è stato sicuramente scomodissimo.
Terza squadra, Japanese, andiamo a vedere, forse questa è quella con, esatto, la coppia Immobile Castellanos, Lukaku e Zapata come giocatori davanti, a centrocampo Bonaventura, Mkhitaryan, Malinowski, Reinders e Vlasic, e una difesa che qui aveva Acerbi, Ruggeri, Scalvini, Ciao, insomma, e la porta Inter, quindi questa squadra andava spesso con il 3-4-3. Poi abbiamo come altre squadre, vediamo quella con Lautaro, la squadra con Lautaro, questa abbiamo con Osimhen. Eccola qui, la squadra con Lautaro, presa a 177, nome molto fantasioso, sperando che YouTube non blocchi il canale. Abbiamo la porta Atalanta con Falcone, una difesa non per nulla esplosiva, quindi giocatori un po' mestieranti. Beukema è entrato poi a gennaio, dopo che l'ho svincolato io, tra l'altro, per far spazio a Calafiori. E qui però vabbè, aveva Colpani, Ederson, Felipe Anderson, quindi su questo Pasalic, anche Zielinski, un centrocampo abbastanza da bonus, andava spesso con il 3-4-3, e in attacco Lautaro, Nzola, Beltran, Cambiaghi, Colombo, Pavoletti, quindi oltre a Lautaro c'era poco altro. Quindi comunque anche questo ci fa vedere come spesso andare a investire una quota così importante su un giocatore, che può essere anche quello più determinante dell'annata in corso, quello che fa più bonus, più gol, però poi se non è supportato da un resto della rosa che va ad avere dei bonus di aggiunta, diventa complicato, specialmente se poi il giocatore come Lautaro quest'anno fa tutta una prima parte clamorosa e dopodiché a un certo punto inizia a spegnersi e avere un blackout di bonus. In questo caso ovviamente diventa complicato. Quindi questo è il primo fantacalcio concluso. Manca le ultime giornate, che ovviamente sono per la gloria. Ne ho altri due in corso, dove in uno non ho più chance e l'altro invece mi gioco ancora le mie carte. Quindi prossimo video sicuramente sarà su quello che sarà concluso a brevissimo, in modo abbastanza ignobile. Per il resto, l'ultimo, spero di portarvi buone notizie. Torno quindi alla visuale ingrandita. Vi ringrazio se siete arrivati fino qua. Ditemi cosa ne pensate di questa strategia che ho appunto adottato in fase d'asta, per come si stavano mettendo le cose, e che mi ha garantito una posizione ottimale di campionato. Come sempre, buon fantacampionato a tutti e a presto.